Che partita! Queste sono le partite forse più belle perché sono state sofferte fino alla fine, ma per arrivare a questi 3 punti vale molto. Sì, è stata una partita maschia, sudata, una partita ignorante la definirei. Che sapevamo che non era semplice perché il Sassuolo ha un grandissimo possesso palla e gli piace appunto giocare a calcio e creare tanto. Noi siamo stati bravi a limitare il loro gioco e più che altro la loro finalizzazione e poi concreti nell'occasione che abbiamo avuto a portarci in vantaggio e a portarlo poi fino alla fine, che per noi è molto importante. Ma chi è lo sceneggiatore del film del Parma, visto che Gervinho doveva segnare, ha segnato insomma proprio un film, anche il lieto fine più perfetto di così non ci può essere. Ma non so dirtelo, però se è stato un film, ben venga, però è stata una settimana particolare, però è finita bene e siamo contenti che soprattutto Gervinho sia con noi e che faccia la differenza con questa maglia. Si fa male Darmian, sale Laurini, la difesa tiene, davvero questo Parma riesce a sopperire a tutto. Ma io penso che questo gruppo l'abbia dimostrato non solamente oggi ma in diverse partite che c'è e soprattutto anche coloro che hanno avuto meno spazio, Pezzella, Laurini, Colombi, si sono fatti trovare pronti e non è semplice, secondo me è una dote molto importante. 35 punti, cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fatto un buon campionato fino adesso, ma non bisogna fermarci qua perché ancora manca qualche punto per la salvezza e poi dopo vediamo dove possiamo arrivare. Però prima pensiamo alle squadre sotto che anche in questa giornata hanno fatto diversi punti. Quest'anno il Parma è un po' diverso dall'anno scorso, questa vittoria mi ricorda un po' quella dell'anno scorso, con lo spirito in cui è venuta, il modo anche in cui magari quando l'avversario magari merita di pareggiare invece il Parma tiene il vantaggio. Sì, forse è una delle partite dove abbiamo sofferto un po' di più e creato meno quest'anno, però è una dote che ci abbiamo, che ci portiamo dietro e penso sia una dote importante perché capitano anche queste partite, riuscire a non prendere gol è fondamentale perché con squadre così che creano tanto non è semplice. Tra l'altro c'era questo Bogà che era molto in forma, è un po' il giocatore del momento, lo avete saputo tenere molto bene, si è visto come l'avete studiato, vi chiedevate sempre la visita di dentro, lasciavate andare all'esterno con il Bama ieri, che è stato direi meglio. Avete creato tanto. Sì, sì, abbiamo studiato e lavorato in settimana appunto per limitare le loro opportunità offensive che non erano solo Bogà ma anche altri giocatori importanti, come Caputo, Berardi, Juric, cioè hanno qualità davanti, quindi non era semplice e siamo stati bravi appunto a limitare. Quando si è sesto in zona d'andata magari ci si guarda poco, quando sei sesto ci si torna nel giorno di ritorno, 35 punti già in cassa, ai tifosi almeno, magari con l'ecchio certe cose non le dite, ma ai tifosi almeno non si può impedire di fare qualche pensiero per la finale. Ma io non ho mai smesso di sognare da quando sono nato, quello è un'altra cosa. È chiaro che la realtà dice che abbiamo 35 punti e ancora non siamo salvi. Quando poi lo saremo, sogneremo tutti insieme. Magari un'altra tinta bionda. Un'altra? Tinta bionda. Ah, quello bisogna fare un'altra scommessa, però è bene non scommettere perché tanto non vinco mai, quindi lasciamo perdere. Ti ha detto qualcosa Caputo, visto che l'hai seguito un po' per tutto? È stato un bel duello. Sì, sì, no, ha visto, siamo amici e quindi discutevamo sui vari episodi che capitavano, se era fallo non per lui, per me, ci sono stati diversi episodi in cui lui era d'accordo o non era d'accordo, ma scherzavamo. Senti, è stata una settimana abbastanza importante, no? Anche perché avete riaccolto il gruppo Gervinio che è stato comunque decisivo anche oggi. Ci puoi spiegare da vice capitano come ha vissuto la squadra questo momento, questo episodio? Ma effettivamente non è stata una settimana semplice perché comunque per noi è un giocatore importante, lo è un giocatore importante e le scelte che sono state fatte alla fine a noi ci hanno fatto tutto bene e siamo d'accordo con tutto ciò che la società ha deciso di fare. Chiaramente il fatto che Gervinho sia con noi è un valore aggiunto, quindi per noi non c'è mai stato nessun problema a riaccoglierlo. È chiaro che poi ogni giocatore, soprattutto nel breve mercato, fa le sue scelte, quindi dipende poi da lui. L'ultimo per me, cosa vi ha detto Naversa alla fine della partita, uno spogliatoio che ha ritirato? No, ci ha fatto i complimenti perché chiaramente, come ho detto prima, non era semplice portare a casa un risultato così sofferto è molto importante.